Ragazzi, buongiorno a tutti. Torno dopo un sacco di tempo, ma perché quando io non mi faccio vedere su YouTube? È perché sto testando una ricetta per il prossimo video. Questa ricetta è stata ultra impegnativa, un po' perché non ho mai trovato ricette abbastanza serie con facilità online, un po' perché ho dovuto mescolare varie ricette, ho dovuto personalizzarle in un modo assurdo. Ne ho fatte 8, gli amici di Instagram lo sanno, cioè rendiamoci conto il livello di perfezionismo che ho, e non so se viverlo come un difetto o come una cosa positiva. Io alle volte lo vivo anche come difetto. Comunque niente, la schiacciata toscana che mi soddisfa, io adesso ve la presento. Spero un sacco che vi piaccia. Non so se voi lo conoscete l'antico vinaio, parte da Firenze questo locale, fa delle schiacciate meravigliose, belle imbottite, un sacco di roba dentro. Cioè proprio è un tripudio di mollica e di crosta di pane, in questo caso ovviamente di schiacciata, che viene così accompagnata con delle creme, con delle verdure, con tanti salumi dentro. È proprio un sogno gastronomico. E niente, io, causa brutta situazione che stiamo vivendo, causa la lontananza da Firenze, c'è a Milano, è vero, però comunque anche a Milano è un po' impossibile andarci in questo periodo. Io ho detto, ma se provassi a farlo a casa, potrebbe soddisfarmi? Oh, io ve lo dico, mi ha soddisfatto. So che è una brutta copia, lo ammetto, però è una brutta copia secondo me fatta bene. Io adesso questa ricetta ve la do e spero di avervi entusiasmato e di avervi già invogliato a farla. Partiamo. Bisogna prima di tutto realizzare il polish, che è un lievitino molto idratato. Questo serve per dare più spinta, no? Più forza di lievitazione all'impasto principale. Bisogna mescolare semplicemente in una ciotola acqua tiepida, il lievito di birra, lo facciamo sciogliere e poi aggiungiamo la farina. Mescoliamo bene fino ad amalgamare il tutto, copriamo con la pellicola e lasciamo lievitare o a temperatura ambiente o addirittura, se volete velocizzare leggermente i tempi, nel forno spento con la luce accesa per circa 2 ore, fino a quando l'impasto ha raddoppiato di volume. Quando sarà raddoppiato dovrete procedere con l'impasto principale. In questo caso questa focaccia, questa schiacciata sarà senza impasto, perché non dovrete star là ad impastare, no, per tanto tempo. Anzi, polish lievitato nella ciotola, aggiungiamo acqua tiepida e lo zucchero, mescoliamo bene. Lo zucchero ovviamente serve per dare ancora più forza e nutrimento al lievito. Aggiungiamo poi la farina, importante anche la scelta della farina. Scegliete, sia per il polish che per l'impasto principale, una farina o 0 o 1, di tipo 1, vedete voi cosa volete fare, io ho scelto la 0, ma l'importante è che sia ricca di proteine, che abbia almeno un 13% di proteine circa, no? State su quel range, 13, 14, insomma anche 15, non superatelo e non diminuite questo range. Praticamente le proteine sono il glutine sostanzialmente, e il glutine serve per avere un risultato ottimale di questo impasto. Per capire la quantità di proteine che avete nella farina basta che andiate sulla tabella nutrizionale. Se vedete che per 100 grammi ci sono 13 grammi di proteine, perfetto, allora vuol dire che quella farina ha il 13% di proteine. Altrimenti, se siete pigri, andate al supermercato, cercate farina Manitoba e con quella non vi sbagliate. Unite poi all'impasto già bello mescolato l'olio extravergine di oliva e il sale. Terminate di mescolare, non serve per tanto tempo, basta veramente che l'impasto sia amalgamato. Coprite, anzi no, prima vi sporcate di olio un pochettino le mani, perché questo impasto vedete che è bello idratato, al 75% di acqua circa. Guai a voi se aggiungete farina, questo è il bello di questo impasto. È bello idratato, ma questa idratazione serve per avere poi un risultato meraviglioso. Cominciate a fare queste pieghe, vedete poi nelle clip come bisogna fare, no? Portate l'esterno dell'impasto verso il centro, e queste pieghe bisognerà farle 2 volte. Prima volta coprite con pellicola, 30 minuti di riposo, e seconda volta poi coprite con pellicola e fate riposare l'impasto così per 1 ora e mezza circa, perché dovrà proprio gonfiare e raddoppiare il volume. Anche qua, se volete velocizzare un pochino i tempi, forno spento ma con la luce accesa. L'impasto, quando sarà lievitato, bisognerà prenderlo e versarlo o direttamente sulla teglia per fare una cosa veloce, o sul piano da lavoro se siete più comodi. Nel mio caso non so se è stata una grande idea, perché poi si è un po' appiccicato. Mi ero aiutato con un po' di farina, non tantissima, ma poi comunque
vedete non viene assorbita molto, e stando lì così a riposare io col traffico della macchina, della videocamera, insomma si è un po' appiccicato, quindi forse potreste anche evitare questo passaggio. Magari ungete leggermente la vostra teglia con dell'olio, ci spolverizzate poca farina sopra, versate l'impasto, lo cominciate a stendere là direttamente sulla teglia e poi ci versate un filino d'olio, no? Perché così evitate che si secchi, perché anche qua l'impasto bisognerà farlo lievitare un'ora direttamente nella teglia. Io ho usato il forno spento ma con la luce accesa perché non ho voluto coprirlo con della pellicola che magari tende, no, poi a sgonfiarlo un po'. Passato anche questa ora, preriscaldate il vostro forno a 240 gradi in modalità statica e cuocete la vostra schiacciata quando il forno sarà arrivato alla giusta temperatura. Io faccio così, 10 minuti sulla parte proprio sotto del forno, deve la teglia essere a contatto con la base del forno, perché così avrete quella crosticina sotto meravigliosa, e poi fate gli altri 20 minuti circa, comunque fino a quando avete raggiunto una bella doratura in superficie nella parte centrale. E poi cosa bisognerà fare con questa schiacciata? Sì, si può mangiare così, però se la mangiate farcita è tutta un'altra cosa. Schiacciata pronta, io l'ho tolta dalla teglia, che così almeno la parte sotto non si ammorbidisce col vapore. Guardate sotto che bella. Essendo una teglia classica, io la taglierei in 6, eh. Sentite il rumore? E la tagliamo così. Com'è la parola magica? Adesso arriva, eh. Vada come la fuma! Ma che sei, Rulli? E mi devo immedesimare proprio bene in Tommy. So di non essere proprio bravissimo col toscano, però devo proprio entrare bene nella parte. Allora, prima farcitura. Speck, gorgonzola alle noci e crema di radicchio al vino rosso. Vada che spettacolo! Vieni, ha? Eh? Partiamo col gorgonzola che si va a struggere sopra la schiacciata calda. Bada che bellezza. Se ci fosse la materia proprio cadenza toscana, prenderei forse anche due. Direi che basta, no? Ci mettiamo la crema di radicchio al vino rosso. Poi ovviamente tutti questi condimenti sapete dove li trovate? Direttamente sul blog, direttamente nella ricetta della schiacciata fiorentina farcita. Buonissima col vino rosso così. Adesso comincio ad affettare lo speck. Se avete l'affettatrice è fantastico, altrimenti potreste usare l'affettato già tagliato. Magari fatevelo affettare dal vostro salumiere un pochino più spesso del solito, ma di poco. Vedi? Così, voluminoso. Un pochino più spesso perché tiene la forma. Scegliete degli affettati buoni perché qua, come potete ben capire, si sentono, eh? Come potete anzi ben vedere. E questa qua la prima. Ci sta, no? Adesso facciamo la seconda. Questa è proprio la copiata della schiacciata dell'antico vinaio, perché abbiamo mortadella, crema di pistacchio e burrata. Stracciatella di burrata. Io ho qua una burrattina, adesso vi faccio vedere come trasformarla in schiacciatella. Basta un po' stracciarla così. Guardate la crema di pistacchio. Qua abbiamo pistacchio, un goccino di olio pochissimo, un goccino di acqua, pizzico di sale, e si sente proprio il pistacchio. Non si sentono altri sapori e deve essere così. Belle sempre, molto svolazzose. Ecco qua. Che cola così. Bada che spettacolo. È una burrata intera praticamente ho messo. Questo qua ovviamente è un pasto, non serve neanche dirlo, no? La crema di pistacchi. E possiamo mettere direttamente così, farla cascare, o anche farla cascare un po' qua. Io la faccio cascare un po' qua, direttamente qua. Poca. Bada come la cola. Chiudiamo. Guardela lì. Anche questa è tanta roba, secondo me. Aspetta che qua ci manca un velo di pistacchio per far capire che qua c'è dentro, quindi lo mettiamo anche qua così, via. Tac. Così. Ah, questa qua è un'altra goduria. Allora abbiamo dentro prosciutto cotto, crema di carciofi, crema di parmigiano e un po' di pomodorini. Confì, questi qua, confì. Ora partiamo con la crema. È un po' densa questa qua, ma tanto dopo si scalda, pian pianino. Poi comunque i condimenti, meglio che siano tiepidi. Ora, crema di carciofi. Che il carciofo col prosciutto cotto è la morte sua. Me lo insegna anche la mia amica Fra. E con grazia lo mettiamo su. Come potete vedere ce n'è poco. Ok, queste qua devono essere esagerate.
mancava una cosa, pomodorini confì, cotti al forno. Che dite? È un po' corta la carta forno, bisognerebbe avere un'altra, però bisogna adattarsi ragazzi, così è. Carta forno, ok, vai, perfetto. Amici, voilà. Partirei ad assaggiare la prima, questa qua che è la mia preferita, anzi la tengo per ultima. Vado con questa qua allo speck, guardate sotto che carina. Vado, eh. E ricordatevi i condimenti www.davidezambelli.com, li trovate all'interno della ricetta della schiacciata. Amici, questo video l'abbiamo finito. Provate a fare queste schiacciate, perché quando le cose vanno male il fisico non deve patire, lo dicono sempre, quindi per favore fatele. Comunque io non so, datemi un voto voi da 0 a 10 per la mia performance. La cadenza toscana secondo me è la più difficile, una delle più difficili di tutte. Tommy dell'antico vinaio, io spero che tu sia orgoglioso di me, spero di non averti rubato il lavoro, ma credo che sicuramente il tuo locale andrà avanti a gonfie vele sempre. Comunque voglio un po' giustificarmi, visto che ho fatto una scopiazzata di una cosa già esistente, ma insomma ero troppo preso bene, io le ho volute fare. Ragazzi, noi ci vediamo su Instagram anche per altri contenuti di intrattenimento, le mie tresciate, il cane, perché abbiamo anche è arrivata una cucciolina, si chiama Maya, insomma ho già fatto anche un po' di stories e un po' su Instagram, insomma ve la farò conoscere comunque magari anche qua su YouTube in un video. Vi lascio qua altri due video se non li avete ancora visti. Iscrivetevi al canale qua sopra e attivando la campanella delle notifiche rimanete sempre aggiornati sui contenuti. Invece qua sotto c'è il collegamento con il blog e vedere la ricetta scritta e le ricette scritte delle farciture e anche altre ricette che magari troverete, cioè magari ecco le rifarei, non lo so, fate quello che volete. Ci vediamo molto presto amici cari, vi voglio tanto bene. Prossima settimana, promesso, prossima settimana torno su questi piccoli o grandi schermi in base al dispositivo che avete. Arrivederci. Che finale così molto spumeggiante.